Benvenuti sullo strano canale. Una donna viene trovata morta nel seminterrato della casa dove vive con la moglie. È stata strangolata. La moglie dice di averla trovata così, ma i detective non le credono. Oggi siamo a Granby, Massachusetts. L'anno è il 2010. Qui, in una casa situata al numero 18 di Barton Street, vivono Cara Lee Rintala, che lavora come paramedico, e sua moglie Anne Marie Cochrane, 37 anni, anch'essa paramedico. Con loro vive la figlia adottiva Brianna, di 2 anni. Il 29 marzo 2010, alle 3 del pomeriggio, Cara è in auto con Brianna e si sta recando nella vicina Springfield per fare la spesa. Le videocamere di sorveglianza del supermercato la inquadrano mentre entra con la bambina in braccio. Durante la permanenza dentro il negozio, Cara manda alcuni messaggi ad Anne Marie per chiederle alcune cose circa i prodotti da prendere, ma la moglie non risponde. Cara si sposta in altri negozi e infine si ferma da Burger King, dove spedisce numerosi messaggi vocali che non vengono mai ascoltati. Comincia a essere preoccupata per quel silenzio. Circa alle 7 di sera fa ritorno a casa e scopre il motivo per cui Anne Marie non le ha mai risposto. La trova nel seminterrato, alla base delle scale, sporca del proprio sangue e di vernice bianca, ormai senza vita. Cara corre dal vicino e gli chiede di chiamare il 911, spiegando che il cadavere della moglie è nel seminterrato. Cos'è successo esattamente? C'è stata un'aggressione o si è trattato di un fatale incidente domestico? Anne Marie Cochrane nasce nel 1972 a Springfield dall'unione tra William e Lucy. Ha un carattere esuberante, ama la vita e la affronta con il sorriso sulle labbra e la gentilezza nel cuore. Già da adolescente capisce di essere attratta dalle donne e quando nel 2002 incontra Cara Rintala, di 7 anni più grande di lei, capisce di aver trovato quella giusta. Si conoscono sul lavoro poiché, come detto all'inizio, sono entrambi paramedici e operano in quel di Springfield. Cara è il contrario di Anne Marie, caratterialmente parlando. La prima è riservata e non parla molto, mentre Anne Marie è un tipo estroverso che non ha difficoltà ad esprimere le proprie emozioni. Cominciano a frequentarsi e l'attrazione si trasforma in un sentimento profondo. Dopo qualche tempo si sposano, comprano una casa a Granby e adottano Brianna, che all'epoca ha poche settimane di vita. Tutto sembra andare bene, sono entrambe felici di crescere insieme la bambina e agli occhi di parenti e amici formano una famigliola serena. Finché non arriva il 29 marzo 2010, dove comincia il nostro caso. Come detto, quando Anne Marie viene trovata alla base delle scale che portano nel seminterrato, è sporca di vernice, oltre a giacere nel rosso del proprio sangue. Dopo la chiamata al 911 del vicino di casa, la polizia arriva una 20ina di minuti dopo e trova Cara in lacrime mentre stringe a sé la piccola Brianna. Una prima analisi del corpo rileva varie ferite molto profonde alla testa. Il cadavere è già freddo e il rigor mortis è in corso, segno che il decesso è sopraggiunto da parecchio tempo, almeno 2 o 3 ore. La prima ipotesi è che sia scivolata e caduta giù dalle scale, urtando il secchio di vernice e ferendosi mortalmente alla testa. C'è però qualcosa di strano riguardo la vernice. Alcune parti sono già completamente asciutte, altre no, come se fosse stata versata in 2 tempi diversi. Se la donna è morta da 2 o 3 ore, come mai in alcuni punti la vernice non è ancora asciutta? Le due cose non combaciano. Anche la posizione del corpo non fa pensare a una rovinosa caduta lungo i gradini. Inoltre ci sono tracce di sangue in altre parti del seminterrato, ad esempio sotto un cesto per la biancheria sporca. Gli schizzi di sangue sul pavimento, secondo chi si occupa dell'analisi delle tracce ematiche, hanno tutta l'aria di essere il risultato di ferite da forte impatto. Battere la testa e venire colpiti sono 2 dinamiche che causano fuoriuscite di sangue molto diverse. Già mentre il corpo viene portato via, aleggia nella mente dei poliziotti che si voglia far passare un omicidio per un incidente domestico. Cara viene interrogata, ma si limita a dire che tutto sembrava normale quel giorno. Anne Marie doveva fare il turno di notte
perciò aveva intenzione di fare un sonnellino nel pomeriggio per affrontare meglio le ore notturne di lavoro. Cara era andata in città con la bambina per fare la spesa, poi aveva fatto ritorno e l'aveva trovata morta. Il referto del medico legale non parla di un incidente domestico. La causa della morte è strangolamento, avvenuto dopo che le sono state inflitte le ferite alla testa. Stabilito che si tratta di omicidio, cominciano le indagini vere e proprie che mirano a individuare il colpevole. La prima cosa che si chiedono i detective è come stava andando realmente il matrimonio tra Cara e Anne-Marie. Era tutto rose e fiori come sembrava da fuori? Non proprio. Già dopo le nozze cominciano i conflitti per via della tendenza di Anne-Marie a spendere troppo, a indebitarsi per comprare cose costose, spesso inutili. Cara, invece, è dell'idea che per vivere bene non sia necessario comprare cose di lusso. Le fa sempre presente che c'è una bambina a cui pensare e che bisogna essere prudenti, economicamente parlando. I litigi si fanno sempre più frequenti e aspri. Nel 2008 Anne-Marie entra nella stazione di polizia di Granby e dichiara di essere stata fisicamente aggredita dalla moglie. Cara viene arrestata, ma viene anche rilasciata in breve tempo quando Anne-Marie decide di lasciar cadere le accuse. 8 mesi dopo arriva una strana telefonata al 911. L'operatore risponde, ma dall'altra parte non c'è nessuno. O meglio, si possono sentire due donne che gridano a pieni polmoni, insultandosi a vicenda. Individuata l'abitazione dalla quale è partita la chiamata, una pattuglia si reca sul posto. Cara e Anne-Marie dicono che va tutto bene, che non c'è alcun problema. Affermano che nessuna di loro due ha chiamato il 911 e che forse è stata la bambina. Lo stesso giorno, Cara, in lacrime, avvia le pratiche per il divorzio. Qualche giorno dopo, le due donne richiedono entrambe un'ordinanza restrittiva l'una verso l'altra. Il giudice non concede le ordinanze e, notato l'atteggiamento aggressivo di entrambe, le minaccia di affidare la bambina ai servizi sociali se non riusciranno a risolvere i loro problemi. Anne-Marie comincia una relazione con l'agente di polizia Carla e si trasferisce a casa sua, lasciando la piccola Brianna con Cara. La relazione non dura molto. La nuova fiamma si accorge ben presto che Anne-Marie le chiede troppe volte di utilizzare la sua carta di credito per numerosi acquisti e finisce per accumulare un debito di $10,000. Anne-Marie torna a casa da Cara. A causa delle sue mani bucate, la coppia ha adesso un debito di $100,000. Ciò che fa infuriare Cara è che non si tratta di un debito per il mutuo della casa o per spese mediche impreviste, ma di soldi per cose futili gettati al vento in modo irresponsabile da sua moglie. Nel 2010 tutte e due cominciano a frequentare più spesso due ragazzi che conoscono da tempo. Cara si vede con Mike per una birra e Anne-Marie impazzisce di gelosia. Le manda messaggi astiosi mentre Cara si trova al bar con l'amico. Cara tenta inutilmente di rassicurarla, ma Anne-Marie è convinta che sua moglie la stia tradendo. Si confida con un collega di nome Mark, al quale si è affezionata nel corso degli anni, ricambiata. Spesso si mettono d'accordo sui turni per lavorare insieme. In qualche modo Anne-Marie riesce a convincerlo a prestargli la carta di credito e accumula un debito di $7,000. Adesso che i personaggi facenti parte del caso sono aumentati, i detective devono interrogarli uno a uno. Alla fine, scartati Mark e Carla, le due persone che si sono fidate di Anne-Marie e si sono ritrovate con il conto corrente di un rosso fin troppo acceso, rimane solo Cara, la moglie, colei che era più coinvolta a livello emotivo e maggiormente inguaiata economicamente. Cara continua a ripetere che Anne-Marie deve essere caduta dalle scale, che è stato un incidente perché indossava delle scarpe con la suola scivolosa. Nell'ottobre del 2011 Cara viene arrestata a casa dei suoi genitori a Rhode Island, dove si è trasferita dopo la tragedia. È accusata di aggressione aggravata e omicidio di primo grado. Lei si dichiara non colpevole. Durante il processo, che non sarà il primo, salta fuori un messaggio spedito da Mark ad Anne-Marie il 29 marzo alle 2 del pomeriggio, al quale lei non ha risposto. Eppure a quell'ora, stando a quanto racconta Cara, doveva essere ancora viva e in procinto di fare il pisolino prima del turno di notte.
Cara dice di averla salutata prima di uscire di casa, poco prima delle 3, per andare a fare la spesa. Le videocamere di sorveglianza del parcheggio del negozio inquadrano il suo pick-up che, sul pianale, trasporta un cestino della biancheria e una borsa rossa che lungo il tragitto scompaiono non si sa dove. Secondo l'accusa, contenevano stracci o vestiti sporchi di sangue. Infatti, 3 stracci con tracce di sangue vengono trovati in un cestino del Burger King dove Cara ha sostato prima di tornare a casa. Sempre l'accusa afferma che tutti i messaggi, sia scritti che vocali, inviati ad Anne-Marie avevano il solo scopo di creare un alibi solido e farla sembrare una moglie preoccupata. Ulteriori analisi fatte sul corpo rivelano che l'omicidio deve essere avvenuto tra mezzogiorno e le 2, quando Cara era in casa con la vittima. La difesa presenta il referto di un altro medico legale che attesta che la morte è avvenuta tra le 2.30 e le 5.30, quando Cara era fuori casa. Il sangue trovato sugli stracci, purtroppo, è stato reso inutilizzabile ai fini del test del DNA dalla candeggina con cui sono stati lavati. La giuria non riesce a giungere a un verdetto unanime e il processo viene annullato. Nel 2014 comincia il secondo processo, che si conclude allo stesso modo. La giuria non riesce a decidere se Cara sia colpevole o innocente. Processo annullato. Nel 2016 si riparte da capo con un terzo processo. L'accusa continua a sostenere che Cara ha spinto la moglie giù dalle scale, ma accortasi che la caduta non era stata sufficiente a ucciderla, l'ha strangolata a morte. Quindi è uscita e ha spedito messaggi a Iosa per poi tornare a casa e spargere la vernice per rendere più convincente l'ipotesi dell'incidente domestico. Viene persino interpellato un esperto di vernici perché esprima la sua opinione sui tempi di asciugatura di quel tipo di vernice su vari tipi di superfici e tessuti. Si sottolinea il fatto che, pur essendo un paramedico, Cara non abbia nemmeno sfiorato la moglie e sia subito corsa dal vicino per convincerlo a chiamare il 911 dopo aver trovato il corpo. A fine processo, Cara viene giudicata colpevole di omicidio di primo grado e condannata all'ergastolo senza la condizionale. Non è ancora finita. Nel 2021 i suoi avvocati riescono a ottenere l'annullamento della sentenza e ad arrivare a un nuovo processo, il quarto, dichiarando irrilevante la testimonianza dell'esperto di vernici, privo di titoli in tal senso, sui tempi di asciugatura della vernice. Nell'ottobre 2023, Cara viene giudicata colpevole di omicidio e condannata a 14 anni di carcere. Siamo arrivati alla fine di questa odissea fatta di aule di tribunale, testimonianze, avvocati, dibattiti, sentenze inflitte e poi revocate. Sono trascorsi tanti anni da quel 29 marzo 2010 e per la famiglia di Anne-Marie è stato un lungo calvario che non è finito con l'ultima condanna, ma continua e continuerà per sempre davanti alla tomba di colei che amavano e che non c'è più. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!